7. Questa settimana a Bagolando si voglia. Come promesso in questa puntata di Bagolando, si vola in parapendio con il club Volo Libero Monte Carso, con me Eric Bonetta e lì in fondo c'è Mattia Schillani che sta preparando le attrezzature. Partiamo con Eric, come è nata in voi questa passione per il volo? Ma principalmente io sono proprio qui di casa, qui sotto a Bagnone della Rosandra, e già da bambino li vedevo volare. Dopo la passione è venuta perché un mio caro amico ha cominciato anche lui a volare e allora anche a me è scattata la scintilla di provare questa emozione del volo. E dopo mi sono avvicinato al club dove mi hanno indirizzato su questa scuola a fare il brevetto, perché un problema è qui a Trieste perché non c'è una scuola di volo, c'è o a Gemona o a Meduno nel Pordenonese, se no appena a Bassano nel Veneto. Certo, quindi ci si brevetta in Friuli e poi si viene volare nei cieli di casa. Noi siamo ovviamente sul Monte Carso, in questo momento in territorio sloveno, a circa 500 metri dal castello di San Servolo. Si decolla in Slovenia ma si atterra in Italia praticamente nei pressi della zona industriale di Sant'Orlillo. Sì. Quindi esatto. Insomma, questa è una caratteristica più unica che rara. Sì. Perché non ci sono tanti posti così e questo è comunque un sito di volo conosciuto dove vengono a volare sia italiani, sloveni o anche turisti passaggio come austriaci, tedeschi e così via. Don't you worry, don't you run, there's a place to lay your head. Don't you know how to stand up and make this world your own. If you feel like giving up, I'll make. Eric, come è fatto e come funziona il parapendio? Partiamo dall'ala. L'ala è composta da una parte superiore che è l'estradosso e una parte interiore che è questa, l'intradosso. E questo comporta, quando si gonfia l'ala, crea un profilo alare. Con questo profilo alare ci permette di volare. Quindi qua all'interno passa l'aria. Passa l'aria. Questo, e crea... questo si gonfia e crea un profilo alare come ci sono le ali degli aerei o simile. Certo. Il tutto ovviamente è tenuto insieme con questi sì. Cavi. Cordini, sì. Ecco, che... diciamo il principio dell'aquilone mi viene da dire, ma sì. Insomma spiegaci tu meglio. Praticamente ci sono tre linee di cavi, c'è le cosiddette chiamate le linee A, le linee B e le linee C, più alla fine dell'ala c'è il freno che frena o ti gestisci dove per girare a destra o a sinistra. Ci spiegavi dei cordini, questa è la parte che sta attaccata a chi vola. Sì. Queste sono le bretelle che sono attaccate ai cordini, che sono le A, le B e le C, più il freno che ci permette di andare a destra o a sinistra e di frenare per l'atterraggio. Perfetto. Poi c'è ovviamente la questione imbrago, ovvero quello che va addosso a chi vola. Vediamo qui Mattia che lo sta indossando. Cosa fondamentale sono i cossali, perché questo ti permettono nella fase di decollo di non scivolare dall'imbrago e di restare attaccato all'imbrago. Dunque la parte finale da agganciare è la bretella qui. Che viene attaccata ai moschettoni dell'imbrago. Quindi a questo punto Mattia sarebbe pronto per praticamente decollare. A partire. Sì. From your home. Hey,
Eric, spiegaci come si vola, nel senso che tipo di caratteristiche si vanno a sfruttare del parapendio e ovviamente del vento e delle correnti, imitando un po' gli uccelli, se ho ben capito. Sì, perché noi comunque abbiamo bisogno di vento e il vento non deve essere né troppo poco né troppo forte, quella brezza giusta. E in più ci sono due tipi principalmente di volo, cioè il volo in dinamica con il vento dinamico o in volo in termica sfruttando le correnti ascensoriali che sali di quota e veleggi. Quindi quando si vedono per esempio sui gabbiani, no, che salgono con le ali ferme verso l'alto, no, sfruttano le correnti che sfruttate anche voi. Sì, esattamente, circolando nel punto di massima ascensione sali finché puoi. Finché si può. Mi dicevi tra l'altro che il massimo è il vento, diciamo, da ovest o comunque in arrivo dal mare che va a sbattere contro il Monte Carso, contro la zona di San Dorligo e quindi sale. Quindi crea una perfetta zona di veleggiamento per il volo libero. Bene, adesso Eric vi porta a volare con lui, perché avrà la GoPro addosso, ci sarà il drone, quindi adesso sei pronto? Sono pronto. Abbiamo visto decollare sia Eric che Mattia e poi fare tutto il volo sino ad arrivare qui nella zona industriale di San Dorligo della Valle, dove c'è il punto dell'atterraggio. Eric Bonetta, che volo è stato? Ma purtroppo oggi ci sono le condizioni un po' deboli, allora siamo potuti solo volare poche decine di minuti perché c'è vento, non ti tiene a galla. E quindi abbiamo solo approfittato di vedere il panorama della zona e siamo atterrati. Diciamo così, avete fatto che tragitto? Verso San Dorligo, diciamo? Sì, verso San Dorligo, verso il costone di Bagnoli e dopo rientrati verso l'atterraggio. Che tipo di tecnica avete utilizzato? Perché in questi casi se ci sono correnti le si sfruttano, cosa avete fatto in volo? In volo abbiamo cercato di rimanere nelle correnti ascensionali perché abbiamo il variometro che ha una frequenza che suona come un beep beep e come amplifica la frequenza, così capisci dove c'è la corrente d'aria per poter girare e risalire più leggermente. Quindi quando c'è un segnale acustico più forte, sai che sei in un punto in cui puoi di ascensione e quindi andare in alto. Tu cominci ad andare in cerca come gli uccelli e cominci ad andare a risalire. Oggi purtroppo era molto debole e così. Poi la fase tra le più delicate, come quella della partenza e del decollo, l'atterraggio. Lì cosa è importante anche per evitare di farsi male? Sì, importante è passare sempre sopra l'atterraggio, vedere la manica a vento dove soffia, perché così puoi atterrare sempre comunque contro vento, perché ti rallenta il maggior possibilmente e così con te il contro vento riesci a comandare meglio la vela. Atterraggio quindi contro vento, magari da casa c'è chi ha paura per il tema dell'atterraggio, del fatto di farsi male a una caviglia, rompersi una gamba. In realtà voi rallentate tantissimo, cioè sì, quasi a passo d'uomo. Rallentiamo quasi a velocità zero, quindi veramente come fare un semplice salto. Bene, quindi insomma anche per chi da casa vedendo questa puntata aerea di Bagolando avesse ora voglia di provarci, tutti i riferimenti credo sul web del vostro club, anche se poi le lezioni diciamo di base vanno fatte fuori, sì. Però per avere qualche indicazione siete anche su Facebook. Sì, Volo Libero a Monte Carso. Ma io ci posso anche provare, ma per le percussioni, quelle dal ritmo incalzante che ti trascinano a ballare come se non ci fosse un domani, meglio affidarsi alla banda Berimbau, Samba Duro.
Vagolando tra le vie del centro di Trieste siamo arrivati nel bellissimo giardino di Piazza Ortis. Come ben sanno i triestini, la salvia cresce spontaneamente sul costone carsico affacciato sul mare, ma viene tradizionalmente abbinata a piatti salati. Ma oggi lo chef della trattoria Ai Fiori ce la propone in un dolce. Scopriamo quale. Che profumo, ragazzi, mi sembra di essere sulla costiera triestina. La salvia declinata però in un piatto dolce, come ci spiegherà oggi chef Lorenzo della trattoria Ai Fiori. Ciao, bentrovato. Bentrovato. Salvia all'interno di un dessert. Sì, oggi facciamo una panna cotta alla salvia con una granola fatta in casa e dell'ananas bruciato. Vedo noci, vedo... Sì, questa è una granola che facciamo noi, una granola d'avena, a base di fiocchi d'avena, riso soffiato, noci, mandorle, nocciole, uvetta, miele e zucchero di canna. Invece la panna cotta la prepariamo sempre con dello zucchero di canna, salvia in infusione nella panna e quella di pesce. Quindi da una parte l'aroma della salvia, dall'altra la freschezza dell'ananas. Dell'ananas, esatto. Un abbinamento particolare, chissà cosa poi arriverà in tavola. E allora andiamo in cucina. Andiamo. Preparazione del dolce, qui bisogna essere molto più precisi da quello che sono. Vabbè, pasticceria sicuramente, bisogna essere molto più precisi che non in cucina, probabilmente, pesi e quant'altro. E iniziamo con la panna, che metteremo a bollire, con della salvia sfogliata, che lasceremo in infusione fino a bollore. Metteremo lo zucchero con la panna, porteremo a bollore, una volta raggiunto il bollore aggiungeremo la colla di pesce che abbiamo precedentemente messo prima ad ammollare. Quanto zucchero metti? Siamo intorno ai 60 grammi. Andiamo sul fuoco. Quindi una volta portato a bollore si toglie? Come inizia a bollire, spegniamo e filtriamo. Ok, una volta portato a bollore, come detto, aggiungiamo la colla di pesce ben scolata dall'acqua. Mescoliamo anche qua leggermente. E poi filtriamo. Quindi ne esce il latte già aromatizzato. Aromatizzato, esattamente, alla salvia. Una volta filtrato, mettiamo il composto all'interno degli stampini. Riempiamo quindi gli stampini e a questo punto servirà l'aiuto del freddo, diciamo così. A questo punto noi in ristorante utilizziamo l'abbattitore. A casa si può utilizzare o il freezer o il frigo, ma le tempistiche si allungano. Diciamo che a casa con un frigo comune penso che ci vorranno intorno alle 2-3 ore per avere una consistenza da panna cotta. Il piatto si comporrà di altri elementi, frutta secca e frutta invece fresca, preparata in modo però particolare, perché sembra sgusciata per esempio le noci, ma non è così, c'è un passaggio ulteriore. Allora, qua abbiamo una granola che abbiamo realizzato con fiocchi d'avena, riso soffiato, noci, mandorle e uvetta e nocciole mescolate con miele, acqua e zucchero di canna e poi se poi in forno 160 gradi per circa un quarto d'ora. Poi invece la componente di frutta fresca, che è anche un po' di componente acida, diciamo così. Sì, sicuramente. Qua abbiamo realizzato dell'ananas cotta in sciroppo, sciroppo 1-1, quindi un litro d'acqua per un chilo di zucchero. E una volta cotta la andiamo a scannellare col cannello, quindi ad abbrustolire, bruciare, diciamo in gergo. A questo punto intanto è passato il tempo necessario in abbattitore, possiamo tirar fuori un paio di panne cotte pronte? Pronte. Bene, quindi come si fa a capire se siamo a buon punto? Tu l'hai leggermente toccata per... Quando ha una consistenza gommosa, possiamo definirla così, è pronta. Eccola, è pronta. E finalmente in tavola, nella panna cotta, non solo c'è la salvia, ma ci sono queste foglie di cioccolato all'esterno che ricordano la salvia, un bel gioco, diciamo. Sì, dai, effetto scenografico.
Come si mangia? Bisogna mischiare anche qui un po' tutto? Ma sì, diciamo che secondo me con un cucchiaio si riesce a raccogliere sia la panna cotta che l'ananas che la granola, quindi si ha in bocca poi un risultato finale, un mix di gusti non indifferente. So che ci avete lavorato parecchio per aromatizzare nel modo giusto, quindi dietro un dolce magari c'è molto più lavoro. C'è un lavoro dietro, sicuramente prove su prove per trovare poi una buona quadra, ecco. Quindi a questo punto buon dolce, buon dessert, ricordando che è stato realizzato ai fiori.